Massimo Chiriatti, tecnologo, esperto di blockchain e criptovalute. Abbiamo visto, diciamo, questo ecosistema che si sta creando a Lugano. È possibile che venga creato solo lì perché c'è una regolamentazione che lo consente. Ma a che punto siamo con la regolamentazione in generale, sia in Svizzera che fuori? Sì, ci sono delle sperimentazioni, come abbiamo visto, in quei posti dove c'è un contesto normativo favorevole, per cui è più chiara la norma e le imprese investono. Evidentemente c'è una concorrenza, ovviamente, tra diversi mercati, diversi stati, per accogliere questi imprenditori che vogliono sperimentare, però hanno bisogno di un contesto, per l'appunto. Speriamo di accogliere e attrarre anche qui queste sperimentazioni. Abbiamo visto e siamo stati un po' travolti da molti eventi negativi che riguardano sia gli exchange di criptovalute che il mondo delle stesse criptovalute. A che punto siamo? A quale livello siamo di diffusione, di usabilità? E in questo momento in cui se ne parla meno? Se ne parla meno perché, diciamo così, ci si sta lavorando di più o perché siamo distratti da altri argomenti riguardanti la tecnologia, oppure effettivamente c'è una sfiducia generale nei confronti di questo mondo? È vero, se ne parla meno perché la capitalizzazione di questo mercato è diminuita. Perché? Perché effettivamente siamo stati travolti da bancarotte, da comportamenti fraudolenti, e quindi la fiducia di nuovi utenti non c'è, e quindi non c'è l'adozione di massa. Però nel frattempo c'è lo sviluppo, l'infrastruttura sta migliorando, abbiamo assistito a dei cambiamenti tecnologici importanti sulla rete Ethereum, per esempio, che ha cercato di ridurre il consumo energetico per produrre questi famosi blocchi. E allora il Web3 sta continuando a funzionare, a sperimentare anche qui tantissime elaborazioni. Noi abbiamo bisogno di queste innovazioni perché le macchine faranno transazioni con questo tipo di moneta digitale. E allora sicuramente c'è uno sviluppo. Al momento però siamo un po' al centro, nel senso che la maturità non è ancora arrivata, l'adozione di massa ancora non c'è, però le imprese più lungimiranti stanno investendo e vedremo a breve probabilmente un gran successo. Si parla sempre di più dell'euro digitale come di qualcosa di inevitabile. Lo vedremo presto? Sì, perché le banche centrali europee stanno già sperimentando, stanno già lavorando. Entro 2 o 3 anni è prevista l'adozione, è prevista che ogni cittadino abbia un wallet, cioè un portafoglio, e quindi inizieremo anche noi europei a sperimentare questo tipo di contante digitale. Ma quando ci sarà l'euro digitale, le banche centrali che fine faranno? La banca centrale resterà intatta, farà un servizio e le altre banche, le banche commerciali, le banche intermediarie avranno un ruolo, perché ovviamente c'è bisogno sempre della raccolta ma anche dell'investimento per le aziende, le imprese. Quindi resterà questo modello. Cambieranno dei flussi, ma il modello non spariscono le banche.